persone, c'era anche Massimo Abate, che purtroppo oggi non abbiamo qua con noi, mi dispiace tantissimo perché è una persona straordinaria. No, doveva venire, poi ci siamo sentiti, doveva venire anche a fare un sopralluogo al castello, però mi ha detto Clementina, oggi mi hanno detto da Lugna, non è facile per lui chiaramente venire a arrivare di Maestia, ma poi ho detto poi ci vediamo un altro momento quando sarà possibile per lui chiaramente. Ma sei d'accordo con una persona straordinaria? Com'è? E sei d'accordo con una persona straordinaria, Massimo? Sì, sì. Affascinato tutti quel giorno. No, bravissima, e poi mi è piaciuto anche il fatto che ad esempio ecco, dare valore a qualcuno di famiglia, in questo caso il padre, che io, beh, quando ero bambina tutti quanti ricordiamo Marco Abate che cantava le canzoni napoletane. Poi vabbè, ci passa per la mente, però è giusto che ecco, il figlio, non lo so, ma i figli abbia Mario Abate, che chiaramente non c'è più, però in questo caso che voglia commemorare il padre, farlo ricordare anche alle nuove generazioni è importantissimo, perché Ossabu era un bravissimo cantante, ma volevo chiedere anche cantautore, o solo cantava soltanto, era anche autore delle sue canzoni. Non lo so, Bruno, se qualcosa di più. No. Ma come Bruno? Come fai a non saperlo? Sì, anche, penso di sì. Penso di sì, che erano, all'epoca erano tutti quanti i cantanti napoletani. Il maestro Aterrano, che era molto bravo. La maggior parte erano tutti quanti cantautori a quell'epoca. Sì, il maestro Aterrano ha fatto molto, maestro. Stava sempre con questi cantanti, per cui diciamo che si faceva insieme la canzone. A me è piaciuto molto il fatto di ricordare il padre, volerlo, come dici giustamente tu, trasmettere l'eredità senza però... Per me è importantissimo, sì. Che un figlio lo deve fare, lo deve. Però l'ha fatto con molto stile. Sì, con molto stile, poi mi è piaciuto.